Ciao, io mi chiamo Sidney, benvenuto sul mio canale Lingue, Luoghi e Persone e in particolare sulla mia rubrica Russaliana, Appunti russi di un'italiana, in cui ti racconto la vita in Russia vista dalla mia piccola individuale prospettiva. Oggi ci troviamo su un treno regionale e stiamo andando a Rubliovka, è un quartiere fuori Mosca dove vive l'elite. Quindi ci stiamo trasferendo dai quartieri dove vivono i poveri, medio poveri, a un quartiere dove vivono i ricconi e in particolare anche i nuovi ricchi. Vieni con me. In questo momento ci troviamo vicino a una zona riservata nella quale siamo entrati poco fa e nella quale non si può e non si potrebbe filmare, dove vivono questi ricconi e ci troviamo su una strada che porta direttamente alla residenza privata di Putin. Infatti in quest'area, chissà perché, non si possono usare droni, sono vietati, altrimenti paghi una multa di 500 euro. Facciamo vedere. Laggiù. In realtà non sono riuscita a farvi vedere molto perché si tratta per lo più di territori chiusi. E per entrare bisogna avere un propus, cioè un lasciapassare. Nel posto in cui sono entrata io ho dovuto mostrare il passaporto perché mi lasciassero entrare e tra l'altro ci sono telecamere di sorveglianza dappertutto, quindi è anche un po' difficile mettersi a riprendere le case, anche se poi hanno tutte delle recinzioni, come potete vedere, altissime, quindi si riesce a vedere un po', non so, la mansarda, si riesce a vedere che sono grandi ville. In Italia normalmente anche persone della classe media possono permettersi una villetta così, almeno forse non oggi, ma penso che i boomer sicuramente, almeno al sud, spesso possono permettersi, secondo la professione che hanno fatto, delle villette di questo tipo, mentre qui a Mosca una villetta di questo tipo è veramente un sogno di pochi, cioè è difficile che anche un esponente della classe media possa permettersi una villa così. Dopo siamo andati a fare un giretto nel Barvikha Luxury Village, in realtà non all'interno perché sarebbe stato un po' imbarazzante. Abbiamo visto il salone della Ferrari. Poi abbiamo visto che c'erano anche Bentley, Valentino, Dolce & Gabbana, tutti i marchi esteri. Mi è sorta questa domanda, ma non erano andati via tutti i marchi? Scusate, è arrivato il controllore, momentino. Mi è sorta una domanda. Ma i marchi stranieri non avevano lasciato la Russia? Perché siete ancora qui? Perché servite la classe ricca? Perché se vuoi comprare un Dolce & Gabbana basta che vai al Barvikha Luxury Village? E invece se vuoi comprare qualcosa da H&M devi cercare dove è rimasto l'H&M, che però non dovrebbe esserci perché H&M ha lasciato la Russia? Non è che i marchi esteri se ne sono andati solo quelli là dei poveri e quelli dei ricchi invece sono rimasti? Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale, accendi le notifiche. Spero che questo video sia stato almeno un tantinello interessante per te. E raccomanda questa rubrica russaliana a qualche tuo amico che magari in questo momento si interessa di Russia e di cose random e quotidiane della Russia. Ciao!